Flavio Cipolla, esordio facile oggi agli internazionali Città di Padova. Sì, oggi ho giocato una buona partita, ho vinto solo 6-0, quindi è andato tutto liscio. Era un giocatore argentino che non conoscevo, ho visto che aveva qualche combattimento in più, fortunatamente ho giocato un pochino e è andata bene. Senti, un grande campione come sei, e è un po'... vederti in questi tornei fa quasi sorridere. Sei ripartito dalla base, da zero. Sì, riparto diciamo da zero, perché non ho più tutto quello stato per un anno, ero in fortuna la caviglia, mi sono operato, quindi ho ripreso da un paio di settimane. E quindi niente, ho chiesto una wild card con le qualificazioni che verranno concessa. E niente, si riparte da zero, non credo che giocherò molti fuciuto con questo. Sì. Ti abbiamo visto giocare molto bene, diciamo. Giocherò più nel challenge comunque, quindi bello, visto che il campionato principale è molto alto, anche il campionato si è alzato molto, quindi è partita sé. Senti, di solito i future sono per i giovani, quindi tu che sei più esperto, diciamo, e un consiglio per questi ragazzi, tu il percorso l'hai fatto, adesso un infortunio ti aveva fermato, però insomma la tua carriera aveva già avuto uno svolgimento. Sì. Sì, sono adesso, sì, se vediamo l'età di nascita, sono uno dei più anziani, credo. I future, diciamo, questi noi ci passano un pochino tutti, quindi anche io sono passato, ci sono rimasto anche per qualche anno, 3-4 anni, è un passaggio obbligatorio e sì, bisogna cercare di uscirne in qualche maniera. Non è semplice, perché c'è lo scaglione dei future, c'è lo scaglione dei challenger, semplice, però anche dare il massimo, cercare in qualche modo di uscire. Senti, un ricordo della tua carriera, quello che ti è rimasto più nel cuore, non so, io ricordo la vittoria con Wawrinka piuttosto che con Roddick, però sicuramente me ne sono persa qualcuna. Sì, devo dire, ce ne sono stati tanti di momenti belli, tutti i tornei del Grand Slam, tutti i Master 1000, sono tutti tornei che mi sono rimasti abbastanza. Se dovessi sceglierne uno, forse prenderei la partita con Roddick, che è stata a Madrid, che è stata quella un pochino, è stata una partita molto sofferta, anche a Carlo Palma, ma non ricorderei molto importante sul campo, quindi sceglierei quello. Benissimo, allora noi ti facciamo in bocca al lupo per questo rientro. Grazie. Grazie ancora Fabio Cipolla. Grazie.